Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo video di Yu-Gi-Oh! Oggi duellerò col deck Machine, follia meccanizzata, contro il deck Trap Tricks di Passeruns, che è un sub di Twitch. Ti ringrazio, sto facendo questa miniserie, anche se in realtà non è proprio una serie, in cui duello con gli abbonati e facciamo un po' di partite, così giochiamo tranquillamente. Un duello al meglio di tre, evoca lui e quando viene evocato normalmente lo aggiunge alla mano, quindi io direi che possiamo già attivare dissimulatore subitissimo. Vediamo poi cosa fa il Trap Tricks, purtroppo non l'ho ancora utilizzato come deck, quindi non so benissimo le combo e devo ancora impararlo. Questa è molto utile, quindi teniamoci a questa devastante. Questa utile però non fondamentale. Ok, chi vuole un beat? C'è Alexas che sta facendo da spettatore al duello qui in basso a sinistra. E se, per chi non lo sapesse, mi ha donato un beat alla volta. Mi avrà donato circa più di 50 beat sicuramente. Sì, molti più, forse 70-75 bit su Twitch. E lo ringrazio veramente, già che ci siamo. Ve lo dico, se avete Amazon Prime, i vostri parenti avete Amazon Prime, collegando l'account a Twitch Prime completamente gratuitamente avete una sub gratis completamente e avrete i privilegi sia di Twitch che di YouTube. Quindi potrete duellare contro di me con la precedenza, come sto duellando ora con loro. Avete la precedenza per partecipare ai tornei, verrete nominati nei video, avrete il ruolo abbonati e la chat privata nel server Discord e numerosi vantaggi che sono anche spiegati su YouTube. E fate tutto questo completamente gratuitamente, aiuterete a sostenere il canale. Io adesso devo sperare di riuscire a pescare una carta decente, per esempio o un mostro Machine oppure direttamente Citadel, che poi lo scarto per lui e poi lo rievoco molto semplicemente. Sì, direi che ci starebbe di fare direttamente così, però bisogna vedere. O un qualsiasi mostro per poter evocare lui e poi nel turno dopo utilizzare Overdrive per evocare Citadel. Però vediamo. Se pesco Citadel ora sarebbe il massimo. Ok, bene. Direi che è una carta davvero utilissima in questa condizione. Devo scartare una carta. Direi di scartare questa in questo momento. Quindi mi aggiungo Citadel alla mano. Sì, direi loro due, va. Perfetto. Allora, quindi intanto posizioniamo questa. Poi attivo. Scarto lui. No, non concateno niente. Lo evoco in difesa. Ok, adesso attendiamo la risposta dell'avversario. Ok, va bene. No, non voglio concatenare, ci sta però, perché mi bandisce lui. Però tanto poi glieli butto giù tutti come quasi un bel buco nero a parte. Cioè, sì, perché butto giù anche il mio Citadel. Però sacrificabile. Quindi, allora, innanzitutto evochiamo normalmente lui prima, perché se vuole annullarmi effetti o cose lo fa. Cioè, preferisco che lo faccia su di lui. Quindi mi aggiungo alla mano una carta Machina dal deck. When your opponent summon a monster. Ok. E questo già sono contento che l'abbia fatto, perché se l'avesse fatto su Citadel sarebbe stato peggio ovviamente. Quindi adesso volendo, allora sinceramente sono abbastanza indeciso, però direi di prender lui, perché se non riuscissi a evocarlo adesso con questa carta, poi potrei fare, oh basta attivare effetti, aiuto, evocane un altro, tanto io poi te li vorrei provare a buttarteli giù tutti, vediamo se sarò in grado. Allora, il problema è che ho paura di tutti gli effetti dei mostri che ho evocato ovviamente, qui attiva tutto e io devo solo aspettare e sperare che non mi annulli l'effetto di Citadel, l'unica speranza. Altrimenti devo riuscire ad utilizzare la carta coperta qui con magari un mostro sul terreno. Posso far solo questo. In attacco lo metto, tanto è... Sì, beh, posso prima attaccare, per esempio. Attacco prima, infliggo più danni possibile, poi nella main phase 2 attivo il suo effetto, per esempio, sì. Attacco... No, ho sbagliato. Vabbè, pazienza, comunque... Siamo riusciti a fare quello che volevo fare. Gli ho buttato giù tutto. Volevo attaccare prima il Link che aveva qui per fargli un po' di danni. E vabbè, pazienza. Comunque sono riuscito a fare quello che volevo fare. Questo qua è il mazzo che ho già usato in passato, in duelli passati. E avrete visto anche il video su YouTube sia della lista che dei duelli. Ve li lascio nelle schede in ogni caso. Me lo butta giù e si attiva l'effetto innescato. Vorrei fare così, guarda. Per il suo effetto, un Machine lo faccio, perché comunque mi evoco lui, ovviamente. E poi posso fare qualcosina di carino, magari. Annulla l'effetto e infligge 2000. Ok, va bene. Intanto evochiamo lui. Poi, volendo, potrei attivare questa. Spero ne bandisca solo uno. Facciamo così. Per sicurezza. Devo capire un attimo. Ok, mi annulla l'effetto. Va bene. Sì. Lo rievoco tanto, vabbè. Ok, annulla l'effetto e pago 2000. Facciamo così.
usiamo questa e faccio ritornare questa nella mano, per esempio. No, la bandisco, scherzavo. Evoco specialmente, perché è tornato in mano. Uso questo qua, scherzavo, la bandivo e faccio tornare in mano la carta. Almeno questo lo posso mettere in attacco. Quindi Battle Phase, attacchiamo direttamente con lui. Per fortuna una delle due. Oh, mossa pesantissima da parte di Passeruns. Devo passare purtroppo. Aia. Allora, è critica. Piazza una carta coperta e passa, giustamente. Allora, lui in pratica me ne fa aggiungere un machine dal deck alla mano. Quindi io lo faccio, perché attivo l'effetto innescato. Forse dove sono stato abbastanza stupido, però pazienza. Attiviamo una carta, no. Aggiungo lui dalla mano, però vabbè, pazienza, ci sta alla fine. Dopotutto ci sta. Scarto lui, evoco lui specialmente. No, ok, avrei fatto forse meglio evocare lui e l'altro in difesa, però così gli faccio più danni. Attacchiamo diretto. Dipende tutto anche dalla carta che ha coperto, ovviamente. No, non voglio concatenare niente. Andiamo in main phase 2, facciamo il suo effetto, lo equipaggio a questo così. E non ho ancora capito bene a cosa serva sta mossa, fatemi sapere nei commenti. E special summon it, non capisco cosa intenda, però va bene. Forse quando viene distrutto, I don't know, lo capiremo solo duellando, dato che non l'ho usato tantissimo il deck machine. In life points possiamo dire di essere in vantaggio, però niente ancora detto, manca ancora il voto di Borghese che potrebbe confermare o ribaltare la situazione, anzi la classifica. Intanto attivo l'effetto, evoco lui dal cimitero e poi gli altri tre li rimischio con overdrive, giustamente, e questo me lo aspettavo totalmente. Ah no, mette coperto. Pensavo fosse quello che bandiva. Ok, Battle Phase. Attacchiamo. Ok, concatenare un'altra carta, no. Ok, gli infliggo danno. Proviamo. Me la rischio perché... Allora, facciamo così. Uno me lo tengo al cimitero. Perché... Ok, Pot of Extravagance. Nella prossima Main Phase la posso attivare. Questa. Usare lui, praticamente. No. E posso evocare dal deck Citadel, ovviamente, e lo evoco così. Almeno ne ho due. Me lo vuole bandire, quindi io faccio così, attivo, uso se stesso e lo sacrifico. E butto via giù tutti i mostri. Però lui mi attiva, ok, mi annulla l'effetto, giustamente. Ok, va bene, me l'ha mandato al cimitero, va bene, ci sta. Mi ha annullato l'effetto, dato che era l'ultimo in catena, invece che bandirlo me l'ha mandato al cimitero. Non mi lamento, perché è meglio avercelo al cimitero, ovviamente. Attiviamo bandendo 6 carte, peschiamone 2, non voglio ancora concatenare niente. Innanzitutto attiviamo questa, scartiamo questa e prendiamo 2 carte machine. Allora direi che posso scegliere questa e questa, per esempio, e almeno posso evocarlo specialmente anche lui. Allora intanto lui spostiamolo in attacco. Lui non posso più scoprirlo. Evocazione speciale, scartiamo lui e lo evoco in attacco. Ok, allora facciamo due calcoli. 2005 ha perso, sì, Battle Phase. Attacchiamo 2005, lui in difesa. No, non voglio concatenare un bel niente. Tanto se dovesse evocare posso sacrificare sempre quello che ha attaccato. È un effetto rapido. GG, bello. Primo duello molto lungo. Mi fa tornare in mano, ok. Bella mossa, bel tentativo. Nice try, come si dice su Valorant. Bello, GG. Aspettiamo che faccia il side e vediamo. Avrà scelto di iniziare perché ha perso, quindi... può scegliere se iniziare o meno. Posiziona una carta, evoca, ok. La evoca in difesa, va bene, tanto ha 0 d'attacco. Citadel non gliene frega niente, quindi butta giù tutti. Allora io direi di attivare dissimulatore adesso, penso sia il momento giusto per attivarlo. E vediamo, non lo so, perché secondo me con col primo effetto di scartare due materiali poteva fare qualcosa di interessante, quindi glielo blocco. Devo trovare il modo di evocare Citadel il più veloce possibile. Sepoltura sciocca molto utile, lo mando direttamente al cimitero, ma poi devo trovare il modo di evocarlo. Pensavo di evocare lui scartando Citadel, poi nel suo turno usavo se stesso per evocare, adesso non mi ricordo il nome, quello di livello 4, che se viene evocato normalmente o specialmente mi permette, volendo, di evocare Citadel dal cimitero. Però tutto questo dovrebbe accadere poi nel suo turno. Posiziono questa, evochiamo, attiviamo anzi, scartando, perfetto. E si evoca specialmente. Evoca specialmente questa carta in difesa. Ok, ci sta. 2006, il suo effetto si può attivare durante il turno dell'avversario, quindi non lo farò ora. Attiva l'effetto del Link, va bene. Mi butta giù Eevee Storm Duster. Ok, io direi di attivare anche Sepoltura Sciocca, che me ne fa mandare un altro. Mandiamo un altro Citadel. Quindi passiamo il turno. Attiviamo il suo effetto, usando se stesso ovviamente. Rimettiamo catena normale. Evochiamo Possessor Rage, ma sì, Machine Possessor Rage. Ok, si attiva prima nella sua catena e siamo
fritti completamente, non avevo altre alternative per riuscire a evocare Citadel. Ci prendiamo tutti i danni, adesso cercherò il modo di farmi più danni possibile, immagino, perché io non posso fargli niente di niente, mi ha bloccato. Evoca Utopia. Ok, va bene. S39 e 2005, 800 e 800. Va male. Scarto se stesso, uso lui e scarto lo stesso, quindi Air Rider per evocarlo. Direi che lo metto in difesa anche perché a 2006 magari potrebbe salvarmi, almeno poi nel prossimo turno posso fare magari il trick che volevo fare prima, però ho poche possibilità. Ok, mi annulla e subisco 2000. Direi che ci sono poche vie di fuga da qui. Oh, va che bella schiera che si è fatta. Allora, evochiamo normalmente lui, penso sia l'ultima possibilità che mi rimane, quindi però direi che posso mandare lui perché se ho uno stesso livello in mano come lui posso evocarlo specialmente dal cimitero usando il rider. E allora 2005 d'attacco, quindi lo metto in attacco. Direi battle phase, gli attacchiamo il Link, vediamo un po', io ci provo a far qualcosina, eh. Lui ha 900 e attacchiamo l'altro da 800. Però è un problemino perché adesso lui mi potrebbe far 1600 semplicemente attaccando con Utopia, praticamente, Recycler. Qualche danno gliel'ho fatto, ma praticamente niente, vediamo. Cioè, nel senso. Ok, GG. Va bene, bello, bello, bello. Adesso andiamo al terzo duello, vediamo un po' chi sarà a vincere quest'ultima sfida. Io ovviamente vado primo perché ho perso, quindi posso scegliere. Ma che bella varietà di carte. Ah, urca, che brutte carte, madonna. Una schifezza assoluta. Devo sperare che abbia una brutta mano anche lui, altrimenti ho perso male anche questa partita. Sì, attivo. Attivo se stesso. Direi di evocare. Allora, io nel senso qui non ho tante alternative. Ma direi che se lui viene distrutto in battaglia, posso. Quello è quello più forte, diciamo, che potrei utilizzare in questo momento. Ok, attivo il suo effetto. Mi fa scegliere un machine nel mio cimitero e farmelo aggiungere in mano. 5 coperte. Devo riuscire a evocare Citadel. E non ho carte per farlo evocare. Quindi cercherò di cavarmela attaccando così per ora. Oh, perfetto. Benissimo. Va bene, allora adesso comunque posso rievocarlo. Easy. Va bene, aiuto. Vabbè, ne ho un'altra, non preoccuparti, guarda. Allora, evochiamo specialmente lui, ovviamente, scartando il rider. Adesso riattivo la magia continua. Ok. Sì, bene. Attiviamola. Posizioniamolo coperto in difesa. Va bene. Magari riesco a sopravvivere. Posizionato di simulatore, non ci voglio pensare, guarda. Comunque, se volete, seguitemi su Instagram, entrate nel server Discord, link in descrizione, iscrivetevi a Twitch se avete Amazon Prime, la sub è gratuita. E per esempio potrete duellare contro di me, come sta facendo adesso Passeruns, che è uno degli abbonati su Twitch con Twitch Prime. Battle Phase, avrà il coraggio di attaccarmi? Esatto, no. Mi sono risparmiato 2002, bene. Mi ha buttato giù anche la magia, ho il terreno pulito a 3000, 4006 mi fa così, va bene. Sentiamo i danni che ci fanno male ogni attacco dell'avversario. Una bella carta, Pot of Extravagance, please. Qua che non posso più far molto. Citadel, utile. Arrendiamoci. Bella partita, grazie a tutti per questo video è tutto. Lasciate un bel mi piace, raggiungiamo 100 like, ce la possiamo fare. Per questo video è tutto, ciao a tutti.